Questa mattina vi porteremo a Padova, ma in realtà tutto il mondo è in festa. Don Gaetano, bentornato. Ben trovato, Fabio. Un santo che però non era nato a Padova. No, un santo portoghese. Infatti Sant'Antonio di Padova è come lo chiamiamo noi in Italia, ma è interessante capire che i portoghesi lo chiamano Sant'Antonio da Lisbona, perché lui è nato a Lisbona e si chiamava Fernando, Ferdinando, e nasce in Portogallo e diventa un po' l'emblema di tutto questo popolo, così attaccato alla Chiesa e così amante del Signore Gesù. Sono passati tanti secoli, noi oggi vogliamo scoprire ancora di più la vita di questo esempio di santità che ancora illumina e aiuta con le sue grazie e i suoi miracoli l'esistenza di veramente milioni di persone in tutto il mondo. Sono stati dei miracoli molto particolari, li vedremo tra poco perché hanno a che fare addirittura con la risurrezione. In tanti casi, e sono acclarati, tant'è che è stato proclamato santo praticamente subito. Ma qual è stato il legame con un'altra colonna della santità? Perché Sant'Antonio ha conosciuto San Francesco d'Assisi che lo apprezzava. Infatti, sappiamo bene che Sant'Antonio, appunto, si chiamava Fernando, inizialmente diventa sacerdote all'età di 24 anni presso i canonici di Sant'Agostino, lì in Portogallo, però viene affascinato da una testimonianza, la testimonianza dei primissimi frati francescani, proprio agli inizi siamo appunto di questo gruppo che seguiva San Francesco. Questi frati francescani andarono in Marocco a predicare il Vangelo e lì furono uccisi. I corpi di questi martiri francescani furono portati a Lisbona e lui, affascinato da questa testimonianza, decise che sarebbe stata quella la sua vita, cioè quella di testimoniare Cristo secondo quello stile, cioè secondo lo stile di povertà annunciato, testimoniato, predicato da San Francesco d'Assisi. È lui stesso che gli assegna il ruolo di predicatore, che lui apprezza, viaggerà tantissimo, e viaggiare allora non era certo così semplice, malato, lo farà fino alla fine. Voleva morire a Padova, Voleva essere portato lì. morire da grande testimone, voleva morire prima in Marocco, andando lì a predicare il Vangelo, però non ci riuscirà e alla fine morirà a Padova, morirà nella nostra terra, morirà in Italia. Ma dicevi bene, prima di arrivare a Padova ha girato un po' tutta l'Italia settentrionale, infatti lo nomineranno appunto provinciale guardiano di tutta quella zona, quindi guardiano dei frati di quella zona e girerà, grazie alla sua predicazione, anche la Francia, per esempio, un grande predicatore. Ha predicato anche qui a Roma e si dice che quando ha predicato qui a Roma, predicando addirittura gli esercizi spirituali, insomma le predicazioni quaresimali per il Papa Gregorio IX, i romani provenienti da varie zone del mondo, tutti riuscivano ad ascoltarlo. Erano di varie zone del mondo, tutti lo ascoltavano. Si realizza in Antonio il prodigio della Pentecoste. Sant'Antonio, Don Gaetano, è il santo dei miracoli fatti in vita tantissimi, e anche oggi, come vediamo, come tante grazie testimoniano da ogni parte del mondo. Ci sono però dei tratti comuni, Ne vogliamo raccontare qualcuno, perché un santo che addirittura risuscita E infatti non ci è così sono comune. veramente tanti, tanti, tanti miracoli. Infatti i primissimi atti che abbiamo della vita di Sant'Antonio ci parlano di prodigi avvenuti mentre lui era in vita, durante le sue predicazioni, avvenuti nella città di Padova, avvenuti per esempio a Rimini, molti miracoli. Miracoli secondo alcune tipologie. Possiamo prendere alcuni miracoli avvenuti in famiglia, nelle famiglie, altri miracoli avvenuti in circostanze, potremmo dire, di ingiustizia. Alcuni miracoli legati alla vita. Quindi vediamo questi elementi che in realtà sono molto contemporanei, attraverso il miracolo, attraverso l'atto che suscita meraviglia, il Signore vuole comunicare qualcosa, ci comunica qualcosa. C'è un fatto, tutti i malati che si recano alla tomba nel luogo, nel momento in cui muore Sant'Antonio, vengono guariti. E non è un caso che, ed è una cosa rara questa, in quegli anni, neanche un anno dopo, neanche 2 anni dopo, viene canonizzato, Infatti, viene proclamato infatti, santo. pochi mesi dopo la sua morte sarà lo stesso Gregorio IX che l'aveva incontrato. Facevo prima riferimento al fatto che Gregorio IX aveva ascoltato le sue predicazioni a Roma, sarà lui nel Duomo di Spoleto a proclamarlo appunto santo.
Torniamo a parlare della sua vita, una vita che ha sfiorato, si è intrecciata con quella di un grandissimo altro santo, ovvero il poverello di Assisi, San Francesco, che lo conosce, lo incontra, riconosce la sua grande fede e la capacità di predicare, di parlare al mondo. E anche ciò che lo consumerà nella malattia, nella fatica, nel viaggio, viaggia tantissimo, malato, torna anche dall'Africa e visita poi quella parte d'Italia che poi lo accoglierà e accoglie ancora oggi le sue spoglie. Infatti un santo legato un po' a tutta l'Italia, se vogliamo, perché quando torna, a quanto pare, dal Marocco, arriverà prima a Messina, uh-huh, e poi salirà pian piano fino ad Assisi, e lui parteciperà al grande capitolo generale chiamato il capitolo delle stuoie, che si terrà proprio ad Assisi, a Santa Maria degli Angeli, dove, diciamo così, c'era il quartier generale di San Francesco, lo diciamo in questa maniera così simpatica. Fu il capitolo delle stuoie perché erano talmente tanti frati che addirittura per dormire, per vivere, si servivano soltanto di povere stuoie. Lì i frati soggiornarono per alcuni giorni per capire anche quale sarebbe stato l'indirizzo da dare a quest'ordine, mm-hmm, a questa famiglia fondata da Francesco d'Assisi, che prima era costituita da pochi amici di Francesco e che nel giro di pochi anni diventerà un esercito, un popolo sterminato. E infatti Sant'Antonio, un grande seguace di Francesco d'Assisi, lo vediamo nell'iconografia, vestito come il poverello d'Assisi, con il povero saio, con questo abito che era, ricordiamo, l'abito dei poveri del centro Italia, ed è soprattutto un abito che ricorda la croce di Cristo. Infatti diceva Francesco, chi si veste con questo abito deve ricordare al mondo che lui ripresenta, ripropone la croce stessa di Cristo. Proprio in quegli anni vive contemplazione, penitenza, anche quelli successivi, ma in particolar modo lì ad Assisi volutamente svolge le mansioni più umili. Infatti da Assisi poi lui viene mandato nel nord Italia e lì, nascondendo anche i suoi studi, nascondendo anche le sue capacità di predicatore, si mette in umiltà a servizio dei suoi superiori, e così provvidenzialmente comincia la sua attività come predicatore. Fu in occasione delle ordinazioni sacerdotali, di nuovi sacerdoti, di nuovi frati, e lì il vescovo chiese che qualche frate potesse predicare. E alla fine il suo superiore impose ad Antonio di predicare al popolo. Lui non aveva mai predicato in Italia, potremmo dire, e lui cominciò a predicare, di lì tutti ebbero l'occasione di gustare la dolcezza, ma anche la forza di questa parola, la forza di questa lingua che riusciva a muovere a conversione tutti i suoi ascoltatori. A 30 anni dalla sua morte quella lingua è stata trovata incorrotta, e proprio quest'anno i festeggiamenti, le celebrazioni a Padova hanno un sapore nuovo, perché vedono anche questo anniversario, i 750 anni esatti da quando quella lingua, che è riuscita a parlare al mondo della fede, è stata ritrovata incorrotta. Infatti erano trascorsi 33 anni dalla morte di Antonio, quando San Bonaventura da Bagnoregio, che intanto era diventato il generale dell'ordine, il ministro appunto superiore dell'ordine dei francescani, torna lì a Padova per dare una nuova collocazione alle reliquie di Sant'Antonio, visto il grande afflusso di pellegrini, si cominciava a costruire questa grande basilica, e lì, tirando fuori il corpo di Sant'Antonio, notano subito, San Bonaventura nota che questa lingua è rimasta incorrotta. La lingua, che è un organo molto fragile, si corrompe presto, in Sant'Antonio rimane incorrotta e ancora adesso è visibile. I pellegrini che vanno lì a Padova, nella Basilica del Santo, vedono quella lingua. E San Bonaventura esclama, o lingua benedetta, che nel corso della vita di Antonio hai benedetto il nome del Signore, hai annunciato il Signore, adesso continui ad essere viva, ad essere presente. Quella lingua di Sant'Antonio rappresenta un po' quella lingua di fuoco, lo Spirito Santo che ha animato poi la parola, la predicazione, la vita stessa di questo grande santo. Allora, un santo taumaturgo, un santo che ha sempre lottato contro le ingiustizie. È passato quasi un millennio, eppure dobbiamo ricordare una cosa, 800 anni, sono temi così attuali. Quando vede una donna maltrattata allora,
uccisa dal proprio marito. E Sant'Antonio in vita che cosa fa? E infatti, questo è un miracolo molto interessante. Appunto ci raccontano questi atti successivi alla sua morte che c'era un marito violento che per grande gelosia, per impeto di passione, per impeto appunto di gelosia, geloso della moglie, pensa che questa moglie aveva compiuto un adulterio verso di lui, l'aveva tradito, lui va, la picchia, le strappa i capelli e la lascia così, mezza morta. Lei invoca Sant'Antonio, chiama Sant'Antonio, Sant'Antonio corre da lei, un miracolo compiuto quando lui era in vita, le riattacca i capelli e le ridona la forza, le ridona la salute e i due, il marito e la moglie, possono continuare a vivere serenamente la loro vita matrimoniale. Lui stesso si era pentito. Lui stesso si era pentito. Interessante, le ridona i capelli. I capelli è il segno della dignità, della donna. La donna a cui vengono tagliati i capelli è una donna poco di buono, è una donna che ha perso la sua dignità, quasi ridotta allo stato di prostituta. E Sant'Antonio le ridona la dignità e soprattutto rimette la concordia familiare in questa coppia. È molto attuale, se vogliamo, questo miracolo. Ahimè, sentiamo tantissime tristi notizie, sentiamo parlare del cosiddetto femminicidio, di violenze degli uomini sui mariti, dei mariti sulle mogli. Ecco, questo miracolo ci insegna la dignità della donna, ma soprattutto ci insegna la capacità all'interno della famiglia di saper andare oltre quelli che sono i contrasti e di ricordarsi quella che è la dignità reciproca. I suoi sermoni sono diventate delle opere che guidano ancora tantissimi predicatori, ma la vita di tantissime persone, come le sue preghiere. Ve ne leggeremo una bellissima proprio qui nel nostro studio. Tanti di voi ci hanno chiamato per porre delle domande, continuate a farlo se volete al nostro numero verde, e una di queste era la seguente: perché Sant'Antonio viene molto spesso raffigurato nell'iconografia con un bambino? Chi è quel bambino? Domanda retorica. È chiaro. Chi è quel bambino? È chiaramente Gesù bambino, certo. Il Signore Gesù, certo. Nella sua vera carne, nella sua carne. Infatti, innanzitutto, il fatto di mettere Gesù bambino sulle statue, sulle immagini di Sant'Antonio è legato proprio ad un episodio della sua vita. Cioè proprio particolare, che è avvenuto. Che è avvenuto, cioè Sant'Antonio durante le sue preghiere, a quanto pare, è apparso proprio Gesù bambino. Uh-huh. Infatti si racconta che un conte, proprio per ospitare Sant'Antonio vicino alla sua casa, gli costruì una piccola cella. Addirittura questa cella era posta su una quercia, vicino ad una quercia, luogo dove lui predicava. E questo conte, una sera, mentre Sant'Antonio era così ritirato in preghiera, va a spiarlo dalla porta e lì vede il santo e tra le sue braccia il bambino Gesù, lui che bacia questo bambino, lui che adora questo bambino. Però se vogliamo, la presenza di Gesù bambino, oltre che allegarsi a questo momento reale della sua vita, a questo momento potremmo dire di forte preghiera vissuto da Sant'Antonio, anche legato un po' a quella che è stata la sua predicazione. Ricordiamoci che Sant'Antonio è stato un assertore della vera fede contro quella che era un'eresia, una stortura, diremmo così, del credere, del vivere la fede, che era molto in voga in quei tempi, ed era l'eresia catara. In cosa consisteva questa eresia? Loro guardavano soprattutto alla dimensione spirituale del mondo, per cui è bene quello che è spirituale, tutto quello che riguarda il corpo non va bene. Questo dicevano, per cui tutto doveva essere spirituale. Il matrimonio, che ha questa dimensione di corporeità, di anche di unione, non va bene. L'Eucaristia, dove noi abbiamo il Signore Gesù vivo e presente in corpo, sangue, anima, divinità, si diceva un tempo, ed è vero, loro non la mettevano, perché c'era questa dimensione corporea. Per cui Sant'Antonio con Gesù bambino ci ricorda che il Signore Gesù ha preso la nostra carne. Come avrebbe detto Tertulliano, la carne è il cardine, è il punto sul quale si svolge la nostra salvezza. Abbiamo visto il pane di Sant'Antonio e in tante parrocchie, devo dire anche nella mia, quando si parla di carità c'è proprio un'urna dove è possibile mettere delle monete che sono per Sant'Antonio, ma per la carità proprio legata a questo santo. E a proposito del pane, c'è
un miracolo che è legato proprio all'Eucaristia, che significa anche capire questi miracoli, non solo raccontarli, no? Per interpretarlo un po' il senso. E infatti, abbiamo visto la benedizione del pane, quindi sicuramente questo elemento della carità. Infatti c'era, tu facevi riferimento a queste cassette che troviamo nelle chiese per le offerte, dove c'è scritto per il pane di Sant'Antonio, per il pane dei poveri, perché il pane di Sant'Antonio è il pane gratis, il pane per tutti, è un po' il rimando alla moltiplicazione dei pani e dei pesci che fa Gesù. Date voi stessi da mangiare, l'offerta che noi mettiamo in quella cassetta è come a dire: io contribuisco a che tutti abbiano il pane. Per cui è bello che questo santo, santo dei miracoli, santo della predicazione, alla fine sia ricordato come il santo della carità, come della carità, il santo dell'amore. E con l'Eucaristia? E con l'Eucaristia, perché per noi cristiani il pane ci riporta al centro, immediatamente al grande pane. Facevo prima riferimento alla eresia dei catari. Loro non ammettevano l'Eucaristia. L'Eucaristia non esiste, cioè tutto è spirituale, neanche questo, il corpo di Cristo, non è vero, dicevano i catari. Ebbene, ci fu una disputa tra Sant'Antonio ed un altro forte assertore dell'eresia catara, e lui sfidò Sant'Antonio. Gli disse: io adesso prendo un asino, lo lascio digiuno per una settimana, quando tu porterai l'Eucaristia vediamo se l'asino sarà in grado di inginocchiarsi. È chiaro, è una follia, perché innanzitutto è lasciare un asino affamato, e poi figuriamoci se l'asino avrà l'intelligenza di riconoscere il pane eucaristico, anche perché tra l'altro l'asino, proprio come dire, è emblematicamente, cioè è il simbolo dell'animale, dello stupido. E invece cosa è successo? Cosa successe? Dopo una settimana che l'asino era stato lasciato così senza cibo, fu messo davanti all'asino della paglia, quindi l'asino finalmente poteva vedere il cibo che poteva mangiare, dall'altro lato arrivò Sant'Antonio con il pane eucaristico, e Sant'Antonio mostrò l'Eucaristia all'asino e l'asino si inginocchiò. Ecco che cosa rivela questo, questo miracolo, che il Signore Gesù è realmente presente in quel pane, e tutti devono riconoscerlo, tutti possono riconoscere la bontà di questo pane che sazia molto di più rispetto agli altri pani. In quegli anni una donna venne accusata di adulterio e di mezzo, in mezzo c'era un bambino appena nato. E Sant'Antonio che cosa fa? Perché questa donna rischiava molto anche la vita. E infatti, questo, se vogliamo, è un altro miracolo della famiglia. È un santo della famiglia, Sant'Antonio. E il marito, anche in questo caso, marito geloso, dice che questo bambino appena nato non era opera sua, ma di un altro. Il bambino era appena nato, infatti ci raccontano le fonti che era fasciato, come si usava fino a non moltissimi anni fa, e il bambino, guardando il padre, dopo che Sant'Antonio le aveva detto: adesso dimmi chi è il vero padre, chi è tuo padre, il bambino, guardando il padre, dice: questo è mio padre, e lui mio padre. E finalmente l'unità familiare potrà essere ricomposta. Don Gaetano, questo santo dai tanti miracoli che ha fatto risuscitare, come è capitato anche in altri casi, perché una donna era stata uccisa, era stata accusata una persona che in realtà non era responsabile di quella morte, l'ha fatta rinvenire per dire chi era stato l'assassino. E infatti un grande potere sempre, una grande forza. Allora abbiamo visto come oggi, come è accaduto anche la signora Elisa. E infatti i miracoli, in realtà, tutti questi miracoli, ce ne sono tanti, della vita di Sant'Antonio, ci raccontano, ci dicono qualcosa di molto più profondo. I miracoli sono il segno di quei cieli nuovi, di quella terra nuova che noi aspettiamo. Cioè il tempo in cui il Signore Gesù definitivamente sconfiggerà la morte, la sofferenza, asciugherà ogni lacrima dai nostri volti. Noi attendiamo quel giorno, lo diciamo ogni domenica. Sì. E di nuovo verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine, lo diciamo ogni domenica, sì, è vero? Sì. E allora, questi tempi che noi aspettiamo sono anticipati con il miracolo. Il miracolo ci parla, ci dice che, attenzione, il tempo che noi viviamo è orientato a quel tempo, è un assaggio del tempo nuovo che noi vivremo quando il Signore Gesù farà risorgere i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Avrà fine.
Noi vogliamo dare voce ad una delle preghiere più belle dedicate proprio a Sant'Antonio e lo facciamo qui nel nostro studio per portare nelle vostre case. Io ci penso ogni giorno, quell'aiuto di cui magari tante persone che adesso sono a casa e ci guardano hanno bisogno, quando hanno invocato davvero tanta speranza, l'hanno persa la speranza, hanno bisogno un po' di quella forza. Forse Sant'Antonio, che ha aiutato così tante persone e continua a farlo anche oggi, può aiutare anche voi. Giacomo Avanzi, vieni con me? Ben trovato? Eccoci qua. Vieni, vieni. Allora, Giacomo ci leggerà una preghiera tra le più belle che... È una preghiera molto concreta, cioè guarda proprio la nostra vita, non è una preghiera lontana, è vero? È vero, molto sentita. Eccola qua. Ricordati, o caro Sant'Antonio, che tu hai sempre aiutato e consolato chiunque ha ricorso a te nelle sue necessità. Animato da grande confidenza e dalla certezza di non pregare invano, anch'io ricorro a te, che sei così ricco di meriti davanti al Signore. Non rifiutare la mia preghiera, ma fa che essa giunga con la tua intercessione davanti a Dio. Vieni in mio soccorso nella presente angustia e difficoltà e ottienimi la grazia che ardentemente imploro, se è per il bene dell'anima mia. Benedici il mio lavoro e la mia famiglia. Tieni lontano da essi le malattie e i pericoli dell'anima e del corpo. Fa che nell'ora del dolore e della prova io possa rimanere forte nella fede e nell'amore di Dio. Amen. Grazie Giacomo, è veramente bellissimo Don Gaetano, vero? Perché parla di tutti noi, parla del lavoro, parla della nostra quotidianità. Poi attribuita a San Bonaventura, questo santo generale dell'ordine, dicevamo, è lui che ha visto per primo la lingua incorrotta. E quindi dopo possiamo, oltre 30 anni dopo della sua 33 morte. Anni della sua morte, quindi potremmo immaginare anche lo spirito di questo santo, di San Bonaventura, che appunto ha animato poi la scrittura di questa preghiera, quindi una preghiera sentita.